La mobilitazione in corso da parte di CGIL, CISL e UIL ha portato la Fondazione San Raffaele, la Regione Puglia e l'ASL Brindisi al tavolo di raffreddamento in prefettura, continuando a produrre effetti significativi. Negli ultimi giorni l'ASL Brindisi ha preso decisioni importanti per garantire una corretta gestione del centro di riabilitazione di Ceglie da parte della Fondazione, eventi che non si erano mai verificati negli ultimi 10 anni. I rappresentanti sindacali dichiarano la Regione Puglia, attraverso ulteriori chiarimenti, ha ribadito la linea che queste organizzazioni sindacali sostengono da tempo: era necessario nominare un responsabile sanitario che facesse da supervisore nel processo di trasferimento della struttura al settore pubblico. Questa figura garantirà il rispetto delle normative sanitarie come previsto dalla legge da parte dell'ASL Brindisi, con l'obiettivo di riportare la struttura al livello di eccellenza che ha sempre avuto grazie alla grande professionalità del personale attuale. Da tempo denunciamo la carenza di personale medico, continuano i sindacati, che rende la struttura conforme alle norme e in linea con i LEA. Le recenti decisioni dell'ASL derivano proprio da questa situazione, imponendo alla Fondazione l'acquisizione di tali figure mediche, come previsto dalle norme vigenti. In caso contrario, avrebbe predisposto il trasferimento di tutti i pazienti in altre strutture. La Regione, spiegano, ha fatto bene a precisare che la struttura deve continuare ad accogliere i pazienti, suggerendo alcune soluzioni, come ad esempio il coinvolgimento degli specialisti dell'ASL per coprire le carenze. Auguriamo buon lavoro al responsabile sanitario della struttura e a tutta l'ASL Brindisi che possiede eccellenze organizzative nel campo della riabilitazione. Tuttavia, concludono i sindacati, tutto ciò non può prescindere dalla professionalità e dall'esperienza del personale del centro di Celle Messapica, attualmente dipendente dalla Fondazione San Raffaele, che dovrà essere assunto secondo le disposizioni della legge regionale, garantendo loro una stabilità che ha permesso di fornire importanti risultati in termini di assistenza e riabilitazione. Infine, stante la mancanza di collaborazione della Fondazione, che con una nota si oppone alla giusta nomina di un responsabile sanitario esterno, come organizzazioni sindacali, proclamiamo una manifestazione per il 28 agosto per continuare a denunciare le gravi interferenze nei confronti del personale.